fare i puntati ieri pomeriggio a Teggiano presso il seminario vescovile per la presentazione anche nel Vallo di Diano del libro Le Dolomiti di Napoli di Antonio Bassolino, ex sindaco della città partenopea ed ex governatore della regione Campania. Prima ancora dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano e tra i fondatori dei partiti che da quel ceppo sono nati, PDS, DS e PD. Ma è da ragazzo che ha cominciato a far politica, a 16 anni diventa segretario di una sezione di operai e di lavoratori, ritrovandosi molto presto a essere un adulto. Da allora ha fatto coincidere la politica con la vita. Cambiare, invertire quei rapporti è ora una sfida quotidiana, una dura battaglia contro antiche abitudini, riflessi condizionati, modi d'essere del corpo e della mente. Dopo un lungo e faticoso travaglio nelle istituzioni, dopo l'assedio ininterrotto del pubblico, scoprire la solitudine e il silenzio del proprio io privato e accorgersi che fuori dalla politica tutto un mondo ha bisogno delle nostre passioni. Questo appare ancora più chiaro, più naturale se lo si guarda con gli occhi dei bambini che preparano il futuro, il viaggio dentro se stesso di un uomo controverso, a tutt'oggi molto criticato, ma anche molto amato. Questa è la recensione del volume di Antonio Bassolino e il commento sul personaggio, sulla persona Antonio Bassolino. Ieri la presentazione si è svolta alla presenza di diversi amministratori locali, autorità civili, politiche e religiose. È un libro che spinge all'impegno, ma non considerando più la politica la cosa più importante della vita. La politica è importante, ma vi sono altre cose importanti. Inevitabili domande anche sull'attualità, sulle vicissitudini del Partito Democratico e sul neo segretario Matteo Renzi. Ho votato per Renzi, penso che sia la persona che possa far vincere il centro-sinistra. Dopo le ultime elezioni il PD era come un pugile suonato e a terra, senza riflessi, che si macerava dentro. E Renzi fa rialzare in piedi il PD, gli dà forza e possibilità di poter vincere. Questa sera nel nostro TG andrà in onda l'intervista integrale realizzata ad Antonio Bassolino.